una manifestazione che è stata ideata da me e dal critico Pasquale Di Matteo, che è qui presente, e vedrà la partecipazione di un mago che si chiama Omar Ciardino. Piacere. Anzi, io darei subito la parola al mago Omar Ciardino, perché abbiamo un nutrito gruppo di artisti poi da illustrare, e vediamo subito gli esperimenti di magia del mago che ci allieta, tenendo conto che amore e magia si legano perfettamente, perché il momento magico dell'amore, si sa, è un unico e irripetibile. Prego. Buongiorno, benvenuti a tutti a questo fantastico vernissage. Innanzitutto, il mio nome è Omar Ciardino, come diceva appunto Daniela, sono prestigiatore ma anche pittore, vedremo più tardi, giusto? E farò un gioco, un piccolo esperimento legato appunto all'amore e alla magia, che è il tema di oggi. Userò un paio di corde rosse come la passione, vedete un po'? Questa è la fanciulla, diciamo, e questo è un fanciullo, un piccolo fidanzatino. La prima cosa che mi viene in mente pensando all'amore sicuramente è una coppia di giovani fidanzati che si conoscono e si amano, giusto? Cosa succede di solito? Ci si incontra, a un certo punto scatta qualcosa, il colpo di fulmine, ci si avvicina, ma qualcosa succede, ci si lascia, ahimè. Può capitare l'adolescenza, le prime coppie, può capitare altre volte addirittura che a un certo punto ci si incontra, ci si unisce, finalmente insieme, finalmente, ma purtroppo qualcosa succede. Può capitare mille volte, tantissime persone, mille volte, per alcuni può capitare mille volte, per altri invece solo per i più fortunati, e udite bene, solo per i più fortunati può capitare che al primo colpo trovino la persona adatta, ideale a loro, e quindi di creare una coppia perfetta. Anche se in realtà la perfezione non esiste, perché ognuno di noi manterrà sempre le proprie caratteristiche e la propria personalità, giusto? Almeno è giusto, Pasquale? Non sono perfetto. Come queste due corde, perché una corda ha un nodo più grande e uno più piccolo, vedete? Si vede? No. E quest'altra due nodi un po' più piccoli. Sì, sono piccoli dettagli che però sono molto importanti. Ma per finire, che cos'è l'amore? Un attimo di silenzio. L'amore, almeno secondo me, è quando due anime si uniscono per trasformarsi in una sola unica anima. Ed ora passeremo al gioco della donna tagliata in... No, sto scherzando. Sceglierò una persona lanciando un coltello, sto scherzando. Vabbè, un grande classico della magia, sono le carte da gioco. E dopo vi prometto che vi lascio al nostro critico, che non vedo l'ora di iniziare, anche lui giustamente. È un grande classico con le mie carte, ho portato quelle tascabili oggi, va bene? Ok. Ho bisogno di alcune coppie di fidanzatini. Due fidanzatini che si vogliono bene, dai, venite qua. Come ti chiami? Asia. Non ho il robot, Asia e Marco. Come avrete intuito, i protagonisti della storia saranno i re e le regine, giusto? Ma prima di cominciare vi voglio raccontare una storia legata al re di fiori. Un giorno il re di fiori decise di trovare moglie, stufo di stare da solo, e iniziò a cercarla, ma a un certo punto l'impresa fu veramente difficile. Convocò a palazzo tutti i messaggeri e consegnò loro il testo con su scritto: sovrano cerca donna. I messaggeri iniziarono a divulgare questo testo per tutto il reame, ok? Pensando a questa idea, questa idea fu talmente divertente ed originale da incuriosire tutti e tre i re, e lo copiarono. A un certo punto si creò un caos incredibile. E da lì nacque la prima trasmissione Uomini e Donne. Dai, cominciamo con... avete capito già i protagonisti, che saranno, allora, i quattro re e le quattro regine. Si vedono? Sì. Andiamo a creare un po' di caos, ok? Marco, giusto? Sì. Dimmi stop quando vuoi, Marco.
Stop. Vai, alzi anche tu. Dimmi stop quando vuoi. Ok. Stop. Cosa è successo? Abbiamo creato un po' di caos. L'unica cosa che so, non so più dove si trovino re e regine. L'unica cosa che so però è che io ho in mano 8 carte, giusto? E che le posso dividere in due mazzetti uguali, quindi da Daniela da 4 e 4, ok? 1, 2, 3, 4, questo lo mettiamo qua, e 4 carte. Adesso inizia la prima, vieni qua vicino, inizia la prima fase del gioco. Io dovrò completare la prima parola di questo testo, che è sovrano, ricordate? Sì. Scorrerò le carte da sopra a sotto fino a terminare la parola del sovrano. Sceglierai il mazzetto iniziale, tu lo sceglierai, e mi potrai dire stop, cambia mazzetto, fino a completare la parola sovrano. Va bene? Scegli pure il mazzetto, questo. Cominciamo. S, O, V, R, A, N, O. Benissimo. Sovrano, giusto? Giusto. Prendi questa carta e fai come faccio io, la tieni così, vicino al tuo cuore, così. E la stessa cosa fai tu. Era questo il tuo mazzetto, giusto? Sì. È la seconda coppia, voi sarete la coppia 1, ok? Coppia numero 1 qua, coppia numero 2 a caso, voi due. Li avevo già, certo. Noi non ci conosciamo, no. Giusto? Ok, come ti chiami? Fabio. Fabio? Sorella. Piacere, siamo pronti? La seconda fase, la seconda frase, la seconda parola è sovrano. Cerca e facciamo la stessa cosa. Scegli un mazzetto quello che vuoi. Questo? Iniziamo, la conta. C. E stop. Ok, R, C, stop. Mi metti in difficoltà. A, anche per te vale la stessa cosa. Tieni la carta coperta e tieni la carta coperta. L'ultima parola, ricordate qual era? Sovrano, cerca. Donna, è una coppia, dai, una coppia che venga qua, per favore. Gli ultimi due, dai, va bene, dai. Metti giù questo però. Sì, no, questo qua si lascia. La coppia. Piacere. Omar. Piacere, Omar. Niente. L'ultima. Segni una carta, quella che vuoi. Questa? Andiamo a completare l'ultima parola. Donna. Ok. D. O. N. N. A. Donna, anche per te vale la stessa cosa. Miei cari signori, saranno riusciti i nostri re a trovare la loro regina? Spero di sì, altrimenti faccio proprio una brutta figura. Non posso sbagliare, no, Coppia numero 1, coppia numero 2 e coppia numero 3. A caso. Ed ora vi lascio al nostro critico Pasquale Di Matteo, che inizierà con le cose un po' più serie. Grazie, buon proseguimento. Naturalmente a questo ambiente, ormai è una tradizione dello qui, è un piacere, un onore, e vi lascio la parola perché avete tante cose. Grazie. Grazie alla professoressa Belloni, grazie al nostro mago, è stato veramente molto interessante, poi dopo sarebbe bello capire come accidenti abbia fatto, perché queste sono belle però. E è un piacere essere qua, è un piacere essere a Cremona, città importante, città d'arte, che diciamo stiamo cercando di digitalizzare un po' di darle un po' di brio, il giusto brio, perché è una città che merita, è una città che sa offrire veramente tanto, ed è secondo me interessante fare delle cose sempre più interessanti in questa città. Prima di iniziare voglio ricordare un collega che è scomparso in settimana, mercoledì sera, Carlo Roberto Sciascia,
forse al nord non è molto conosciuto, ma vi garantisco che da Roma in giù era più famoso di Vittorio Sgarbi. Era un critico che io ho conosciuto, ho avuto l'onore di conoscere nel 2019 un meeting internazionale in Penisola Sorrentina. Passammo tre giorni, lui parlava una sera dell'arte moderna, io parlavo la sera successiva dell'arte contemporanea, ed era stato molto bello vedere come questo signore, a cui io dovevo porre tante domande, era lui a porle a me e a cercare di essere al passo coi tempi. E quindi io, anche se voi non lo conoscevate, gli manderei un applauso. Detto ciò, cominciamo. Quando abbiamo fatto un primo evento a novembre, che è stato un bel successo anche sì, il pubblico, abbiamo detto facciamone ancora, e visto che il 14 febbraio si era scelto questo periodo per questa esposizione, 14 febbraio in teoria dovrebbe essere la festa dell'amore, degli innamorati, anche se purtroppo in questa nostra società psichedelica è diventato più la festa del commercio e del materialismo, abbiamo pensato di fare questo connubio tra amore e magia. Abbiamo visto un'esposizione molto antidivertente, al di là, anzi vi faccio i complimenti per come l'ha esposta, sta veramente molto bravo. Io che sono timido capisco questa cosa. Ma mi è piaciuta molto questa idea quando la professoressa Belloni me l'aveva proposta di inserire questa performance di magia, perché l'amore è magia, l'amore è quel sentimento, è l'unico sentimento che in realtà non è mai sotto il controllo delle persone, perché noi possiamo, di tutte le sensazioni, tutte le emozioni, di tutti i sentimenti, possiamo riuscire ad arrivare a controllare la paura, possiamo riuscire a controllare la fobia, la rabbia, non possiamo controllare l'amore. Controllare l'amore al limite lo si può soffocare, però l'amore ci presenta il conto, ci fa soffrire se lo soffochiamo. L'amore è una magia perché arriva spesso quando non te l'aspetti. Io quando ho conosciuto mia moglie dovevo partire in Spagna con gli amici e non sono mai andato in Spagna con gli amici. Quindi sono quelle cose che capitano. Pensate a un amore tra persone dello stesso sesso, pensate a un amore persone che hanno una distanza, differenza di età, quando chiaramente l'amore e l'attrazione non dipende da altro, magari da un portafoglio molto pieno, ecco. Però non è detto, adesso scherzando, non è detto, ci sono persone che hanno tanta differenza di età, ma perché c'è dell'amore? E l'amore è quel sentimento, è l'unico sentimento che è indispensabile sostanzialmente per la preservazione della specie. Quindi non è uno dei tanti sentimenti, è il sentimento più importante. E abbiamo deciso di andare a 10 artisti, al di là di Omar Giardino, che era diciamo più sotto l'aspetto di mago e della magia, gli altri 9 sono stati selezionati, tutti vedrete, sono tutti con stili molto diversi tra loro, sono tutti con livelli diversi tra loro, perché io porto avanti un discorso che pone in seconda analisi quello che è la capacità tecnica. Noi sappiamo che nella storia dell'arte, per giudicare, ci sono i tre grandi temi che sono scuola, poetica e tecnica. Poetica è il messaggio, la tecnica, chiaramente la tecnica, la scuola, diciamo, il movimento a cui si attinge, di appartenenza. Un tempo, molto brevemente, era indispensabile chiaramente partire da tecnica e scuola, perché il pittore faceva quello che oggi fanno con gli smartphone. Era delegato al ricordo, al senso di proprio di ricordo. Se un aristocratico mi chiedeva il ritratto della moglie, del figlio o del fratello, uno doveva essere bravo, tecnicamente perfetto. Lì bisognava avere perfezione, bisognava essere perfetto. Se si faceva il ritratto picassiano della moglie di qualcuno, dubito che ci fosse poi la commissione. Così come quando le chiese erano, chiaramente si necessitava di affrescarle, non per abbellirle come qualcuno pensa erroneamente, ma perché le persone, soprattutto in epoca medievale, erano per lo più analfabete, e per divulgare il Vangelo c'era necessità di farlo attraverso proprio la figurazione, le figure, i racconti, un po' come si fa con le enciclopedie illustrate dei bambini, i libri illustrati dei bambini dell'asilo, pensate. Oggi no, oggi noi abbiamo i fotografi, anzi addirittura ormai
fotografi, abbiamo anche un artista fotografo molto bravo, Alessandro Villamucci, che non vedo, eccolo lì. E ormai i fotografi sono più artisti, perché neanche più i matrimoni fanno fatica a essere invitati, perché la gente ormai attraverso dispositivi o per passione o anche proprio per l'evoluzione tecnologica, ci sono dei mestieri che vengono, se non proprio soppiantati, comunque messi da parte. Uno di questi, ahimè, è il fotografo. Per quanto una foto fatta da un fotografo resterà sempre migliore di qualsiasi maneggio che uno riesce a fare di uno smartphone. Detto ciò, io passerei a presentare gli artisti. Chi mi conosce, chi mi ha visto qualche mio evento sui social in giro per l'Italia, sa che io non faccio presentazioni, diciamo la carbona un po' veloci, non parlo solo di cornici come fa qualcuno, asciugati, sapete che mi riferisco, per ovvie ragioni non si fanno nome. Io presento ciascuno degli artisti e sostanzialmente spiego i motivi che mi hanno portato a selezionare quell'artista e non altri che sono rimasti fuori, perché gli spazi sono questi. La professoressa Belloni e la cugina Luisa si sono adoperate con 50 opere e movimentarne di più sarebbe stato anche un pochino un disagio. Sarebbe stato, al di là degli spazi, ci sono anche delle contingenze che bisogna tenere in considerazione, e anche perché una presentazione con troppi pittori diventa poi impossibile andare a presentare uno. Perciò io partirò, avrò bisogno di una valletta, quindi la prima è Daniela Bussolino. Allora, Daniela Bussolino presenta alcune opere, allora, una è la signora in rosso lì dietro, che vi invito poi ad andare a vedere un canto vicino, poi ci sono dei ballerini qui, appesi alla colonna, stilizzati, e poi ha portato una sperimentazione, poi ci sono dei film che saranno sotto, poi dopo vi invito perché la mostra prosegue anche sotto. E Daniela Bussolino si caratterizza, un artista che ho già presentato in diverse occasioni, è un artista che è esposto in mezzo mondo, è un artista che è esposto al Campidoglio di Roma, quindi abbiamo qui a Cremona, ho portato delle persone anche di un certo livello come Sciuccati, che anche lui è stato a Venezia, come Daniela Bussolino è stato anche lui al Campidoglio, e sono persone che hanno fatto negli ultimi anni delle cose interessanti. Di Daniela Bussolino poi c'è anche, dirò due parole anche del libro che ha scritto, ma è un artista che, diciamo, l'amore è praticamente il motore della sua arte. Lei va avanti prevalentemente con due filoni che sono le donne senza tempo, donne trasognate, donne ricche di sentimento, di pensiero, donne spesso che hanno anche assaggiato momenti non piacevoli, e i ballerini stilizzati che sono metafora della gioia di vivere, del prendere con leggerezza la vita, del ballare sui problemi. I problemi li hanno tutti. Daniela Bussolino ci dice di affrontarli in maniera più disincantata, senza pensare. Talvolta i problemi che abbiamo sono molto ingigantiti dal nostro stesso pensare troppo. E Daniela Bussolino, lo scorso anno, fine anno, giusto, sì, questo libro, ha pubblicato questo libro che è una raccolta, si chiama Mondo Colori, posso dire che la copertina l'ho fatto io? No, scherzo, me l'ha chiesta e in amicizia l'ho fatta. È un libro dove racconta i suoi pensieri, le sue emozioni, il perché di alcune opere. Tra l'altro è andata anche a pescare alcune citazioni importanti di Oscar Wilde, di poeti importanti, e ha inserito alcune critiche di professionisti seri e anche meno seri come me. Quindi, no, è un libro interessante per chi avesse piacere Mondo Colori. Daniela Bussolino. No, la busta lo spiego, siccome siamo in Italia, è una tangente, no, non è una tangente, è semplicemente una critica che io rilascio agli artisti. Grazie. Su quello che è la mia visione della loro notte. Okay. Adesso abbiamo Massimiliano Sciuccati.
Bene, Succati vuole la busta, Massimiliano Succati porta queste opere che vedete, tutte e cinque qua, probabilmente la busta più sostanziosa l'ha messo qui sopra. No, è una questione anche di cercare di dare un'armonia di spazi. Siccome sono opere che hanno una conformazione un po' particolare, sarebbe stato difficile andare a fare qualcosa di strano. È un artista informale, come potete vedere, dipinge prevalentemente donne, ma la cosa che mi piace dalla prima volta in cui l'ho visto a Milano, se non erro, tra l'altro a Milano mi portò un quadro piccolissimo che io lo vidi su internet, pensavo fosse molto grande, quando ve lo vidi arrivare, mi ha portato un minuto. È un artista particolare perché ha una ricerca espressiva importante, è molto caratterizzato come linguaggio, lo si riesce a riconoscere in mezzo a mille, e questa non è una cosa banale, perché avere un linguaggio proprio definito è importante, è una cosa che caratterizza tutti i grandi maestri anche del Novecento. Quando voi pensate a Picasso, pensate a un'idea particolare, Van Gogh, Chagall, i più grandi, il primo che vi viene in mente tra i più grandi, ha una sua tipologia, un suo linguaggio che poi viene, tant'è che viene replicato, copiato da tanti altri. È riconosciuto. E questo è essere distintivi. Tra l'altro, essere distintivi oggi, quando ci sono più pittori che macchinisti dei treni, diventa molto difficile. Lui è molto riconoscibile e ha questa capacità di andare a stracciare quello che è lo strato apicale. Un'immagine, va oltre, cerca l'anima, cerca di andare a catturare proprio il sentimento provato nell'anima da quelle espressioni che va a prendere, perché più che volti sono proprio espressioni, sono momenti. Ha la capacità, ecco, di catturare dei momenti, degli attimi. È un artista che a me piace tantissimo, è un artista che secondo me è uno di quelli, tra quelli che seguo, è uno di quelli che secondo me ha un futuro molto più roseo, molto più importante, ed è anche una persona molto umile, e che un artista veramente una cosa che conta tanto. Piccolo inciso, non so se qualcuno di voi, qualche pazzo, avesse visto Sanremo, non so se avete visto la famosa bagarre di quel povero Gianni Morandi che si metteva a pulire il disastro compiuto da un giovanotto, chiamiamolo così, sul palco, che si è messo con la scopa, e quando il conduttore gli ha chiesto ma tu cosa stai facendo, Gianni, lo devono fare gli altri, lui con tutta l'ingenuità di una persona squisita ha detto: mi dispiace per loro che devono sistemare, voglio dare una mano. Stiamo parlando di un pezzo di storia della musica italiana, che avrebbe potuto dire ma io sono Gianni Morandi, disse frega, ecco, per dire, ecco, l'umiltà è importante. Lui è un artista veramente valido e anche molto umile, un grandissimo artista. Massimiliano Succati. Prendi la busta. Grazie Dani. Muriel Villa non c'è, ci presentiamo, ci mettiamo vicino a, se no metto qua. Allora, Muriel Villa è un artista, una di quelle più tecniche, più presente, ha presentato quelle due opere con i violini, presenta quella donna, punto di donna, di dietro, e l'altra col violino, poi non so se sarà una pubblica giusta, giusto? È un artista molto brava che va, diciamo, studia da parecchi anni, continua a studiare, e organizza anche mostre di quel livello, ed è un artista che ho scelto perché, al di là della sua tecnica, che mi interessa meno, la capacità di sintetizzare proprio i sentimenti dentro nelle sue opere e di andare a coniugare due percorsi distintivi che sembrano molto diversi. L'amore per la musica, la musicalità, la musica è anima, non è soltanto tecnica, anche lì può essere tanto virtuosismo. Prendete per esempio quei bambini geni a cui i genitori impongono per studiare uno strumento, che possono diventare eccezionali, eccellenti, studiare pianoforte piuttosto che un altro strumento, ma che magari non hanno anima, perché poi quello che fa la differenza è un tocco, è l'anima. Quando mi chiedono fai un esempio, io di una canzone faccio sempre un esempio di una canzone di Elisa, che è Dancing, non so se voi avete presente,
Venus fu scelta per diventare il tema quando ancora non era famosa, men che meno era famosa negli Stati Uniti, dalla produzione di pare Warner Bros, se non ricordo male, per un film che si chiama A Time for Dancing, che in Italia non ha avuto grandissimo successo, sulla storia vera di una ragazza che aveva sogno di entrare nella Giulia e è riuscita a passare il provino, pur essendo malata di leucemia terminale, è morta, non è mai stata. Ma ha fatto un film molto toccante, e scusate, io sono uno che si emoziona un po', quindi scusatemi. La sua canzone fu scelta dal direttore del musicale che doveva gestire alle prime due note, non lo accorgi, una canzone che inizia con delle note, due note che girano, perché è veramente una canzone da bimbi. E quella è anima, quello è la capacità di arrivare alle persone senza avere un virtuosismo che uno dice ammazza che cosa fa. Quella è una grande capacità. Muriel Villa ce l'ha, al di là di una figurazione che è quasi perfetta, cioè è quasi fotografica, però è una figurazione che parla, non è una figurazione fredda, non è una figurazione spenta, e tra l'altro ha un uso del colore che quasi caravaggesco, se andate a vedere l'uso del nero che lei ha, c'è dietro, ci sono tanti passaggi, ci sono tante ore di studio, veramente di applicazione. È una grandissima artista, sicuro ancora giovane, e purtroppo non è arrivata, ripeto, non doveva arrivare, spero che non sia successo niente. Muriel Villa. Venga, dottore. Allora, Omar Giardino, vediamo se c'è qualche opera qui. Okay. Allora, Omar Giardino presenta due opere qui, una qua, le altre giù. Allora, inutile dire che obiettivamente, onestamente, lo dico, è più bravo come prestigiatore, ma non perché non sia bravo come pittore, perché diciamo ha una, non voglio dire una marcia indietro brutto, una marcia in meno rispetto ad altri, diciamo che sul tema di questa mostra lui ha giocato molto di più sulla magia, ha giocato molto di più su quella che è la prestigiazione, ma la cosa che mi piace è la sua, nella pittura, la sua essenzialità, un'essenzialità interessante, perché riesce con poche spatolate a mettere una quantità enorme di colore, tra l'altro c'è molta materia sopra ed è molto interessante questo, e a raccontare il colore è importante, è la cosa che io giudico di più sul, uno perché ho studiato psicologia, quindi il colore, voi anche quando cercate di capire i bambini capite già da come mettono il foglio sul banco, capiscono che cosa vogliono dire, e il colore messo in certe posizioni abbinato a certe altre cromie dice tantissime cose. Spesso si chiede all'artista come mai, ma io volevo mettere il rosso perché mi piaceva il rosso, perché non un tono più chiaro o più scuro, perché mi piaceva. Ecco, quel mi piaceva non è razionale, quel mi piaceva è inconscio, è quello che va valutato. Chi è insegnante queste cose le sa, cioè il colore. Poi dopo ci sono anche gli insegnanti che quando vedono i bambini disegnare e colorare prevalentemente con il nero, mamma mia, sembra che io abbia di fronte un killer, mandano tutti alla neurochirurgia infantile perché pensano chissà cosa. No, semplicemente può essere che a bambino gli piaccia semplicemente il nero, come può avere dei problemi, per carità di Dio. Ecco, Omar Giardino riesce a parlare con i colori. Vi invito soprattutto a guardare con attenzione quest'opera. Prima ne stavamo parlando, a me suscitava angoscia e a me viene in mente la guerra, mi dice sembra di fatti lo sbarco in Lombardia, ma anche in Lombardia sarebbe stato fantastico, si potrebbe fare, no, speriamo di no, non c'è più acqua, no dai, siamo anche in una regione, allora non avremo il mare, non abbiamo tante bellezze, però abbiamo tante cose positive che nel resto d'Italia non ci sono, io l'Italia la giro, quindi certo, purtroppo abbiamo anche la neve, si potrebbe fare a meno, quindi, però non si può avere tutto, no? Che diamo. Quindi è un artista comunque interessante, però è un artista che voglio valutare di più anche sotto il profilo della magia, perché a me interessano molto queste cose. In Italia non vanno, è una di quelle arti che non viene neanche considerata tale. Prima fosse con lui dicevo che spesso quando si dice faccio l'artista, faccio il cantante, c'è la gente che dice ok, ho capito, ma di mestiere cosa fare? Perché non esiste l'idea che qualcuno possa essere quello di mestiere, perché in Italia purtroppo si ragiona ancora con
con il fatto che un lavoratore debba timbrare un cartellino al mattino e alla sera, altrimenti ha un posto dove andare, altrimenti non ha un lavoro. Non sei una persona seria. Non sei una persona seria. Diciamo che se non sei uno che produce qualcosa in questo paese, sei una sorta di difetto sociale. Ecco, diciamo. Omar Giardino. Grazie. Presentato le opere che sono due, quindi vi fa vedere, sono quelle materiche informali sulla scala. Martina Capocasa è una delle artiste, forse la più viscerale di quelle che conosco, che ho visto in giro. È un artista che di professione fa il medico, di prima professione, non è un artista professionista, ed è un artista che io non ho ancora visto le opere che sono giù, ma ho visto tantissime opere di Martina Capocasa, presentato le diverse partite. È un artista viscerale che ha due momenti, un momento più alto, più legato allo spirito, con queste cromie bianche e blu. Noi sappiamo che il bianco è il colore, per antonomasia è il colore del cambiamento, il colore della speranza. Noi quando dobbiamo scrivere qualcosa di nuovo utilizziamo un foglio vergine, il bianco. Il blu è il colore della meditazione, è il colore dell'aspetto spirituale del sé, che si riconduce quindi soprattutto il bianco utilizzato insieme al blu in questa maniera è quasi una scisi, quasi una liberazione, una catarsi. Altre evoluzioni di Martina Capocasa invece sono proprio momenti anche buchi, tremendi, che ha vissuto, tra l'altro lei ha vissuto 2 anni nei reparti Covid, quindi ha visto cose diciamo poco piacevoli, e riesce a trasmettere in maniera molto potente, prepotente quasi, sulle sue tele, Martina Capocasa. Questa, come vedete, ha una tecnica pazzesca, ci fosse un'opera anche in vetrina più avanti e qualcosa ci sarà giù. Ma non è la sua prima forma d'arte. Questa è bravissima, ma la sua prima forma d'arte è la scultura, dove eccelle, è una maestra d'arte d'accademia, è calabrese, se non erro. È una persona squisita, ho avuto modo di presentarla di fronte all'ambasciata americana qualche anno fa, e è un artista che sotto il profilo dell'amore ha cercato di portare l'amore legato a relazioni, macro relazioni, diciamo. Vedete che ha portato tutte figurazioni di colore, chiaro messaggio legato a una forma di amore che sia un amore materno, un amore di relazione, un amore di inclusione. In un momento in cui si parla, ha fatto molto scalpore anche qualche dichiarazione, no, della pallavolista Ainoglu a Sanremo, probabilmente anche un po' forzata, che è andata a, diciamo, anche un po' a svilire dei rapporti di persone che si sono sentite razziste, quando in realtà ha fatto passare, diciamo, il nostro paese come un paese profondamente razzista, quando in realtà così non è. Che ci siano dei problemi, questo è fuori discussione, ma probabilmente, diciamo, che certe cose se le poteva evitare. Però ciascuno è libero di professare il proprio pensiero, ci mancherebbe altro. E è un artista che comunque non è solo tecnica, la tecnica è funzionale al suo messaggio, e mi piace molto proprio per questo, perché riesce, tra l'altro invito a seguire, io tutti questi artisti li invito poi ad andare a cercarli sul web, andare a vedere cosa fanno. Se voi vedete Sirio, nelle sue sculture realizza prevalentemente donne, e sono sempre donne catturate in espressioni particolari, ed è quello, la capacità di catturare il momento, che a me piace tantissimo. È un artista veramente bravo, Sirio. Questo Tessone è un artista informale, un artista molto particolare, tra l'altro a cui ho realizzato anche un catalogo della sua arte, che è pubblicato. È un artista molto particolare, che è un artista già nei comportamenti, un artista che non si fa vedere, raramente mostra delle foto di sé, e spesso di qualche annetto fa. Adesso ho realizzato un libro che uscirà, sarà pubblicato a maggio, dove con 35 artisti, dove ci sarà dentro anche Patrizio Testoni, è l'unica dei 35 artisti che non ha la sua foto in copertina, ma un'ombra, perché non vuole apparire, ci mancherebbe la sensibilità a fare questa cosa. Ma è un artista che, se la si analizza a fondo, se la si comprende a fondo, si capisce anche perché non voglia essere, diciamo, non voglia apparire,
e giustamente non li voglio perché. Ma è un artista che riesce a parlare del vissuto, di quello che ha vissuto nella sua vita attraverso questa ricerca continua di smussare gli spigoli. Tutta la sua arte è una ricerca di curve che vadano a soppiantare gli spigoli. È una metafora di ricerca di armonia nelle cose, armonia nelle relazioni, armonia negli amori, in una persona che non ha avuto spesso questa fortuna, che non ha avuto quel fluire della vita che uno si augurerebbe fosse normale. È un artista che a me piace tantissimo, tra l'altro dovete valutare l'utilizzo che ha in prevalenza dei colori della terra. I colori della terra, vedete quei marroni, quelli che si fanno proprio al terreno, sono importanti perché i colori della terra sono quelli che metaforicamente si rifanno ai valori familiari, alla ricerca proprio dei veri valori della vita, al tralasciare le futilità. Un artista veramente interessante, mi piace tantissimo. Patrizia Testoni. Alessandro Villanucci, non sbagliate, l'unico fotografo che è presente. È un artista che ho scoperto casualmente su Facebook, ho visto le sue opere e mi ricordo che mi aveva colpito questa particolare, questa scala di chiocci. E la cosa che mi piace di Villanucci, adesso io non vedo un'altra opera, non so se la butta, è giù quello del sospeso in alto. Ecco, quella più bella, Daniela, viene solo più bella. Vi invito poi a guardarla. È appunto un invito a scendere. No, la cosa che mi piace di Villanucci è la capacità di dare importanza a momenti che in genere sembrano futili, che per le persone comuni sono banali. Soprattutto vi invito veramente a vedere l'opera che c'è giù, questo signore sospeso nel vuoto, che uno direbbe ok, sta. No, quello non c'è. È un c'è quello si è appagato. Ah, non c'è, no, quello lì, c'è un altro, no, ok. Comunque è un artista che riesce a cogliere il momento, anche la luce in un'ombra, uno passa, vede questa luce, non ci vede nulla di strano. Lui ci vede poesie, guardate che cosa è riuscito a creare, queste formazioni geometriche che riescono a nascere da un singolo punto luce che nasce dal nulla, da quel nero in alto, fantastico. Ed è come questa scala che ricerca qualcosa che sale. È un'ascesi, è un artista che a me piace veramente tantissimo perché riesce a fare dell'attimo, riesce a cogliere il momento, un momento eterno che resta in eterno. Alessandro Villanucci. Silvia Guglielmi, dirò tutto il male possibile, no, assolutamente. Lo tanto, non li vedo nessuno assolutamente no, ci mancherebbe. Silvia Guglielmi l'ho scelta, non la conoscevo, non ci conoscevamo prima, può confermare questo. L'ho scelta, guardando le sue opere, perché trovo che sia un artista veramente interessante. La cosa che mi piace è il fatto che ci sia tantissimo colore, vivace. Il rosso, attenzione, il rosso, prima ho sentito il rosso passione, a me fa venire un po' l'orticare, il rosso passione, perché il rosso veramente, no, sto scherzando, è una cosa che purtroppo vivono tanti, no? Il rosso vuol dire veramente tante cose, non sempre passione, anzi in realtà quasi mai. È un artista che fa dell'amore, diciamo, è comunque l'elemento fondamentale della sua arte, un'arte che io ho definito quasi fiabesca, e lo confermo, è un'arte che fiabesca perché le fiabe riescono ad avere quella grandezza, quella capacità di sintetizzare elementi anche non banali, anzi in questo caso assolutamente non banali, quasi come il gioco, e questo non è un valore per sminuire una persona, questo è un valore aggiunto, perché non è facile riuscire, la cosa più difficile, io non so se ci sono degli insegnanti qui presenti, ma è molto più semplice riuscire a spiegare a un adulto qualcosa rispetto che a spiegare a un bambino. Quando tu, ci sono tantissimi insegnanti che ti spiegano che quando tu sai una cosa la sai veramente bene e anche quando è difficile riesci a farla capire a un bambino. Quando tu sei in grado di spiegare una cosa e farla capire a un bambino, tu sei grande, ma questa non è una capacità da tutti. Se voi prendete un insegnante di diritto che vi spiega qualcosa,
e non, non siete pratici di diritto, ci passate un'ora che non avete capito una mazza di quello che ha detto, perché usa quello che si chiama proprio il linguaggio tecnico, ma tu non puoi parlare linguaggio tecnico. La cosa che mi piace di Silvia Guglielmi è l'immediatezza, l'immediatezza di parlare, di far pensare a qualcosa di positivo con questi aquiloni che vanno, ma anche a qualcosa di negativo. Guardate gli occhi di quella persona, gli occhi parlano, sono vivaci, sono forti, vivaci nel senso arrivano, escono, non sono una presenza statica all'interno del quadro, escono, fuoriescono, e vedete che non ci sono ombre che escono, a parte l'ombra di dietro, ma è una figura che emerge, viene fuori, cioè costringe chi osserva a entrare in relazione, è un atto di relazione. Tra l'altro ho visto anche un'altra opera che non so se è presente qui. Ecco, i due pagliacci qui, esatto, questi, mi riferivo a queste. Vedete, dopo vi invito a vedere, perché sennò qui facciamo assembramento. Fidatevi di quello che vi dico, poi andate a vederlo. Poi potete anche dire che ho detto castronerie, non c'è, per carità di Dio. Dopo vado a fare il prestigiatore. Non ho mangiato prima, vado a spalla. Sto scherzando, non fare la spalla. No, vedete dietro, per esempio, l'amore ridotto, ricondotto all'essenza. Lì ci sono proprio due persone che dicono, ok, l'amore esiste quando c'è la fiducia. L'amore non può essere senza fiducia, non ci può essere un amore senza fiducia. E l'amore è bello quando c'è la fiducia, perché l'amore che cos'è? È una persona che dice a un'altra, io sono tuo, tu sei mia. Ma questo vuol dire dedicare l'anima. Ma se dedichi l'anima e non c'è fiducia, soprattutto quando non c'è fiducia da una parte, l'amore può diventare violento, l'amore può diventare cattivo, l'amore può diventare cattiveria, l'amore può diventare addirittura una prigione. Pensate per esempio alle donne che vivono, quante donne sono maltrattate. Ecco, l'amore trattato a livello relazionale è un amore che parla dell'amore stesso, l'amore generativo, quello tra uomo e donna, che è quello che parla, di cui parla prevalentemente Silvia Guglielmi. Ed è un amore affrontato a 360 gradi. Un amore che è un sentimento, come dicevo prima, è quello che dà la vita, ma può essere anche un amore negativo. E la cosa che mi piace è che lei tratta di questi temi in maniera, tra virgolette, semplice. E attenzione, la parola semplice non vuol dire che è riduttivo, non è banale. Semplice significa che lo fa con capacità di veicolare il messaggio. E fare le cose semplici è la cosa più difficile del mondo. Silvia Guglielmi. L'ultima, ma solo perché ho seguito un giro e l'ordine che avevo messo degli attestati. Lorella Lauricella, anche questa è un'artista che io non conoscevo, mi ha contattato, presumo il marito, se non mi sbaglio, mi aveva proposto le sue opere, ed è un'artista che mi piace, sebbene siano due stili molto diversi, più o meno per lo stesso motivo per cui mi aveva colpito la Guglielmi, l'immediatezza. Se la Guglielmi parla prevalentemente di un amore dove la donna è centrale, dove la donna, ma di un amore tra uomo e donna prevalentemente, Lorella Lauricella parla prevalentemente di maternità, parla di quell'amore che dà la vita, quello che dicevamo proprio all'inizio, quindi va anche bene che sia viva in questa sede, perché diciamo che il sentimento, quando l'amore è vero, è genuino, è forte, è quello che veramente ci dà l'occasione di essere qua tutti, perché senza amore non saremmo qua. Senza amore la specie sarebbe finita, e lei parla, lo invito a vedere, con una grazia di colori, con molta naturalezza, molta non tanto tecnica, non c'è una grandissima tecnica, ma c'è la capacità però di cogliere, guardate le espressioni, invito ad andare a vedere le espressioni che ci sono sui volti di quelle donne, c'è la relazione simbiotica tra la mamma e il bambino, c'è la donna che è in stato interessante, presumo, che non ha fatto una gaffa, a me dava quell'idea, ne fatti appena, e che è lì, è quasi assorta, è quasi pensierosa, perché va a sintetizzare quelle che sono anche le paure che può avere una madre, soprattutto prima di partorire, una paura che può avere nei confronti della prole, del futuro dei bambini. È un artista, tra l'altro mi piace anche perché è molto vivace nei colori e c'è molta luce, ha la capacità di cogliere la luce, che è molto interessante,
perché la luce nei quadri di Lauricella è quasi un colore, è quasi una è quasi un colore che riesce a plasmare e a usare come tutti gli altri. Lorella Lauricella.